Ho già abbastanza problemi con i politici italiani per mettermi a discutere anche dei politici inglesi. Battute a parte, credo che il referendum non sarà una passeggiata per nessuno. Devo dire che David lo ha detto con molta chiarezza dal primo giorno all'ultimo, e tutti noi, questo è stato il senso del mio intervento sia al pomeriggio del giovedì che alla cena del venerdì, sappiamo che il dibattito sarà senza dubbio sui dettagli dell'accordo, ma sarà soprattutto su una certa idea di Europa. In altri termini, noi abbiamo raggiunto un accordo che credo sia un ottimo compromesso per tutti, ma il cittadino che va a votare un referendum va a votare sì in parte per il dettaglio tecnico dell'accordo, più in generale per un'idea, se l'Europa è ancora attrattiva oppure no, e sappiamo che questo elemento di appeal nel Regno Unito è sempre stato più contrastato che non altrove. Dunque la partita se la giocherà Cameron con ovviamente con tutti i leader politici che hanno già dato l'adesione alla campagna, a partire dal leader dei laburisti, vale a dire dell'opposizione, agli ex primi ministri, a tutta la grande campagna che Cameron farà e che vedrà anche, secondo quello che posso immaginare, la presenza di personalità inglesi, non soltanto inglesi. Sarà una campagna molto, molto difficile. David è un grande organizzatore di campagne elettorali, io gli faccio un gigantesco in bocca al lupo. Dopodiché è del tutto naturale e logico che la partita si giocherà all'interno dell'opinione pubblica inglese. Io non credo di essere nelle condizioni di fare oggi un pronostico, spero naturalmente che vincano i sì.